Ragazzi, bentornati nel canale. Oggi, 15° episodio dei Mythbusters su Fortnite. Era da un po' che non ve li portavamo, ma sta diventando sempre più difficile registrare i miti, sì, perché cominciano a finire le cose da fare. Effettivamente la Epic non mette mai cose nuove, quindi noi i miti li abbiamo già fatti. Non è che aggiunge cubi, aggiunge nuove granate. Se lo facesse avrebbe un episodio al giorno, ma non è così, ahimè. Vabbè, li aggiungeremo da settimana. Vabbè, vi lasciamo alla visione dell'episodio. Si può distruggere un lama con il kart? Allora, il piano è questo. Ci avviciniamo al lama, acceleriamo e andiamo addosso. Lo possiamo esplodere. Okay. Tutto chiaro? E poi la rampe, via. Devi prendere un po' di velocità, Giova. Spaccalo tutto, liscio. Vabbè. Vabbè, ma dove va? I cavalli di Skyrim, guarda. Pendenza 90, va su. Perché va su? Vai, prendilo in pieno, quel merda di lama. Dai, adesso non può... Ma perché? Ah, non prendo abbastanza velocità. E invece l'ha distrutto. Al terzo colpo è brutto giù. Sottomesso. Raga, quindi il mito confermato. Si può distruggere una piattaforma di lancio a picconate? Proviamo a distruggere la jump a picconate. Sì. Ma che ca... No, raga, ma la jump è indistruttibile. Ma non capisco se i 190 HP siano del blocco di legno, che penso di sì, o della jump. Sì, blocco di legno, infatti vedi, l'ho hittato. Ah, e beh, grazie che con le pistole le spari. A picconate non si può distruggere la jump. Quindi, ragazzi, il mito è confermato. Si muore se si viene schiacciati dal cubo misterioso quando si muove? Aspettatemi un attimo. No, porca... Te devi darte una mossa, che altrimenti me il perdo il mio programma preferito. Me voglio vedere i pomi su Rai 3. Su Rai 2. Mela verde. Mela verde. Ah, siamo qui che aspettiamo che il cubo si muova. Esatto. Mi sembra come i cristiani che aspettano la venuta del Messia. Oppala. Quanto manca, Camper, tu che c'hai il timer? Boh, 6 minuti, ma magari c'è il fuso orario. 6 minuti, ma perché abbiamo attivato la delizzazione adesso? Perché Jumpy dice che ha sbagliato di 5 minuti. Esatto. Quindi può mancare un minuto, come può mancarne 6. È tipo il gatto di Schrödinger. Nel dubbio fai partire la registrazione prima. Vabbè, cosa ci raccontiamo intanto? State bene le ferie? Ma avete sentito quella cosa dell'ora legale che la vogliono togliere, eh? Facciamo, mi sembra, cultura. Mi sembra corretto. A me non frega un cazzo. Io mi sono solo rotto di cambiare la sveglia ogni volta. Dio. Vai, musica per alleviare la tensione. Romagna mia. Tu sei la stella. Tu sei l'amore. Questa non me la ricordo. Neanche questo pezzo me lo ricordo. Dalla mia bella al casolare. Secondo me non ha il copyright, nel caso lo tagliate. Il tuo drago di stelle di polvere al tuo fianco più forte ritornerà. Cosa? Ah, siamo su Fortnite? E niente, allora. Cos'era, scusa, quella canzone? Una gran canzone. Non l'ho riconosciuta. È Yu-Gi-Oh! 5DS, quando andavano in moto. Quello con le moto, quello il con le moto. Più pessimo del mondo. Quello più brutto, che più brutto non c'era. Quello... E guarda, la carta più forte è il drago polvere di stelle. Guarda, ce l'ha il protagonista, sfascia tutti. Vabbè, cazzo facciamo noi, scusa. Ma dà dei segni quando si vuole muovere sto cubo? Sì, sì, si muove. E ti dice, guarda, sto per muovermi, Comincia occhio. A muoversi a rallentatore e tu dici, cazzo, devo mettere quanti... sotto. Guarda, pensavo la stessa cosa l'altro giorno quando partiva il treno in stazione. Ho detto, cazzo, si sta muovendo, cazzo, mi devo buttare sotto, corri. Poi vabbè, non ce l'ho fatta, quindi niente. 6, 5, 3, 2, 1. Oh, buon capodanno. Il timer era anche corretto. Credibile. Si muove. Beh, io nel dubbio mi vado a ammazzare. Ah, ciao.
Yeah. Oh porco... Oppala! Che brutta morte! E niente, il mito è confermato! Se prendiamo il portale a bordo di un kart e ci buttiamo in volo, possiamo aprire il paracadute? Rega, al mio tre, abbandonare la nave. Ok, quindi rimango sopra. Uno, due, tre! Abbandonare la nave! Si può aprire. Meno male che il paracadute si apre, altrimenti ero già morto. Altrimenti si diventava un aquilone. Quindi ragazzi, mito confermato. Il fucile di precisione pesante distrugge con un solo colpo il camioncino dei gelati da 100.000 di vita? Ma dimostra che ha 100.000 di vita. Non ne ha più 100.000 di vita. Che palle, Dio me... dicevamo, si possono uccidere due persone con un colpo solo di fucile di precisione pesante? Allora, preso per assunto che questo cecchino spacca tutto, pure i sassi. Preso per assunto che questo cecchino spacca tutto, tipo c'è un albero, io lo miro, gli sparo, one shottato. Tipo spara camioncini gelati per dimostrare. C'è un camioncino gelati da 100.000 di vita? Prendo, gli sparo, one shottato. C'è Dusty Deepfoot? Prendo, sparo e ho anchiato 700 di armor del coso. C'è Scud, prendo, sparo e muore. Ora, la vera domanda è... Visto che era praticamente ovvio che one-shotasse tutto, compreso il camioncino dei gelati a 100.000 di vita. 100.000, attenzione, mica cazzi. La domanda è, lo facciamo in collatera stavolta? Il problema è che se ti prende questo cecchino ti uccide per tre partite dopo. Hai fermo, tu stai davanti, Scud. Perché devo fare da muro a... No. Non lo so, Rick, voglio rivedere. Anch'io vorrei riprovare. Ma ti sparo le gambe e muori? No, guarda. È un calibro 50, sai com'è? Sì, guardami, è un calibro 50 che se sparo un colpo, prendo un caricatore intero, lo butta via e ci mette altri 12 colpi. Spara 7 colpi. Colpo, butta via il caricatore. Vai, vai, capo, rifacciamo, lo voglio rivedere. Adesso attraverso le gambe di camper voglio sparare. Oppala! È perché Scud non c'ha le palle, guarda un po'. Ma dai, non lo dire così. Scud, vai dietro, sei più ingombrante tu, Scud. Ma scusa. Sembri il nonno di Heidi, comunque. A Cristo! Niente di interessante. Non si può fare con l'adera, il mito sfatato. Ce l'ho io l'idea per come fare con l'adera, torna lì, camper. Devi essere molto vicino e trapassare la testa col cecchino, hai capito? Dai, trapassare la testa col sbaglio. Facciamo? Che cazzo? Collateral! Non lo so, Rick, secondo me aveva due armi. Non lo so, però Rick, non sono sicuro. Mi sembrava falso. Ho visto fare un movimento di braccia che di solito non lo fa, però. Si può costruire un fortino portatile sopra il cubo misterioso? Faccio un portatile? Boh, io lancerei Houston. Vada! Ah, si costruisce, però poi si distrugge. Che tristezza. Bella merda. Se volete ci riprovano un altro. Ma quanto cazzo volo? Un botto. Lo rilancio. Vada. Niente. Sembra tipo un fuoco d'artificio, dura poco. Breve, ma intenso. Come Giovaletto, cosa? È vero che se rompo il lama con una granata ad onda d'urto si ottiene il triplo loot? Insomma, o Ninja usa i cheat e ci riesce solamente lui, oppure ci riusciamo anche noi. Vogliamo il triplo loot, hashtag. Rotto. Aperto, lo abbiamo aperto. L'ha sbragato. Se volete controllo io. Quante risorse hai, nei zero? Zero. Ok. Mi piglio tutta mia. Quanto hai preso? 600 di loot. La triplo loot! La triplo loot per davvero! Raga, ho 9 scudini, 6 granate! Madonna. 600 di materiale per ogni singolo tipo! 600 di legno, 600 di mattone, 600 di Dio! Cosa? Di Dio! LOL! Io! Aspetta, ora ho un dubbio, ma sono 600 o 200 i materiali? 200. Era 200? Servirebbe una controprova, perché qui la gente magari mi dice che non è vero! Adesso controlliamo! Cerchiamo un altro cazzo di lama! Ecco qua un altro lama, adesso lo apriamo a zappate. Prego, apra lei. Oppala. Prendiamo il materiale. Visivamente molto meno. Ne da 200, regà, ma ne da 200. Aia, quindi funziona.
Quindi ragazzi, investite le vostre granate ad onda d'urto non per gli avversari, ma per lottare i lama, perché vi danno il triplo. Tanto poi questa cosa la pacciano domani, ma va bene. Ma vabbè, ma noi abbiamo il titolo, Cantor, zitto, no? Zitto, non dimmi cosa niente. Cosa ci interessa noi se abbiamo già il titolo? Bella raga, non è clickbait, domani lo sarà. Li gabbiamo tutti, cazzo. E tu che stai guardando questo video, t'abbiamo gabbato. Ah, poi che guardate l'episodio, commentate se è ancora fattibile come cosa. Quindi mito verificato, Ninja aveva ragione. Se vengo sparato da una granata ad onda d'urto, distruggo le costruzioni che colpisco? Allora, useremo SCAD come pallina rimbalzina. Ah, cosa vogliamo fare? Vogliamo vedere quanti muri distrugge se lo lanciamo con le granate ad onda d'urto. Buoni popcorn con il casco, comunque. Oh, era uno? Beh, un muro l'ha distrutto. Ci sono, lancialo! Almeno tre li ha distrutti. Questa è medaglia d'oro, figatti, eh. Ma se invece facessimo una cosa tipo così? Tipo con le cose, hai presente, antisommossa un po'. Non è una conformazione antisommossa questa. Magari spacca solo per distanza tutto quello che c'è davanti. Esatto. Mo ti sparo. Vai. Ma no, in alto! Gliel'ho tirata un po' troppo sotto i piedi. Dice? No, secondo me no. Comunque ha sfasciato tutto quello dove sono passato, no. Ingegnere, rifaccia la costruzione di merda, per favore. Pronto? Prontissimo. Più o meno sempre tre. Madonna, ma distruggi anche le case, vero? Sì, ovvio. Vatti a camperare, voglio usare la mia ultima fatta bene. Cosa vuol dire camperare? Vai in doccia. In doccia, sì. Andiamo a bullizzare Scad in doccia. Guarda mamma, io vado a fare la doccia a Birkenau. Vediamo dopo. Forse. Dove è finito? Sono qua. Cazzo, un proiettile. Ragazzi, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Io vi ricordo come sempre che potete commentare qui sotto suggerendoci i miti da verificare. Inoltre ci teniamo a ringraziare chi? Scadellon per averci aiutato nella realizzazione di questo episodio. E detto questo, direi che per oggi possa bastare. Dal camper e la spawn è tutto, noi ci vediamo quando, come? Come? Ma con un prossimo video. Asgana Way.